Eccomi, siamo a Silone 12 e sono ufficialmente iniziati i lavori in cantiere e quindi anche l'abbigliamento è idoneo. Scarpe antinfortunistica, gilet e caschetto, perché la sicurezza per noi è la prima cosa. Venite con me così vi faccio vedere le evoluzioni. Come vi avevo promesso, vi porto via via in questa avventura. Oggi siamo con l'impresa Codeco che ha iniziato a fare i primi lavori. Qui dietro ci sono le baracche, adesso sono in pausa pranzo e quindi siamo in un momento un pochettino più tranquillo, perché questa mattina c'era un bel movimento. Venite che vi faccio vedere che cosa è stato realizzato fino ad ora. Siamo qui per vedere a che punto siamo. Alberto Parmigiani, titolare della Codeco, come sapete l'impresa che sta facendo i lavori qui a Silone 12. Allora, vedo subito una novità qua dietro, che cos'è? Questo è il basamento in cemento armato dove verrà posizionata la gru di cantiere. È un basamento da 7,40 x 7,50, alto un metro. Su questo basamento al centro viene poggiata il piombo della gru a torre. Sale. Quanti metri sarà alta la gru? La gru è alta 49-80, 50 metri, e ha un braccio di 52. Poi il giorno 15 c'è il montaggio della gru, verrà montata in giornata. Avremo tutta una serie di adempimenti sulla chiusura della strada e della viabilità. Certo. E quindi una volta piazzata la gru, cosa si farà dopo? Dopo che ho piazzato la gru ci servirà per cominciare a trasportare attrezzature e materiali dall'altra parte. La prima operazione che faremo sarà quella di montare tutto il ponteggio lungo il lato lungo di Via Pansa. Questo dovrebbe essere già montato quando arriva la prima della gru. Ah, ok. Viene già montato, la gru poi servirà per tutte le operazioni di cantiere. Vengono cominciate a fare le opere di consolidamento all'interno del fabbricato. Una volta che le opere di consolidamento vengono fatte, si passa alla fase successiva, che è quella nel frattempo della rimozione della guaina. Certo. E poi l'impresa Cardani, in coordinamento con noi, comincerà a effettuare tutte le opere di demolizione, partendo dal solaio di copertura fino agli altri pilastri. Fantastico. Però intanto tutta la muratura perimetrale sui due lati lunghi e il lato corto, per questa parte, parete sud, dei due lati lunghi, viene consolidata. Certo, perché la facciata è vincolata, quindi va poi tenuta. L'altra parte, che è la parete nord, sì, è tutto un sistema di consolidamento a parte che viene fatto con il solaio ed è diverso, però intanto tutta questa zona viene consolidata. E nel mentre là in fondo cosa sta succedendo? Nel mentre le demolizioni là saranno finite, si procederà ai tracciamenti o ai punti fissi e daremo luogo agli scavi per fare le fondazioni delle due unità immobiliari. E invece da questa parte dove ci saranno i box? Questa parte qui per il momento viene lasciata così, mentre cominceremo a preparare la costruzione dei box, questi vicino all'ingresso, in maniera tale che ci servirà da chiuderci definitivamente col confine con quella villa. È bello sapere quello che succede dietro le quinte. Eh sì, a noi piace raccontarvi come verranno fatte le vostre case e quindi appuntamento anche alla settimana prossima. Intanto, se volete informazioni rispetto a tagli, metrature, tipologie, prezzi, esposizioni, terrazzi, giardini, potete chiamare l'ufficio e vi accoglieremo volentieri per approfondire Silone 12.